Conoscete tutti Alice nel Paese delle Meraviglie? Immagino di sì, è un grande classico che almeno una volta abbiamo tutti ascoltato. Alice un pomeriggio si annoia, si addormenta e sogna il bianconiglio. Nel suo sogno segue il bianconiglio e fino un po', arrivato a un certo punto ci riesce, però deve attraversare una porta per poter continuare a seguire questo coniglio. La porta però è troppo piccola per Alice. Allora Alice decide di bere una pozione che la fa rimpicciolire e di attraversare la porta. Una volta che Alice passa dall'altro lato, entra nel Paese delle Meraviglie, che è un paese un po' strano, sono tutti strani. Le regole che governano il vivere comune sono diverse rispetto a quello a cui Alice è abituata, tant'è che piuttosto che festeggiare il compleanno, si festeggia il non compleanno. Quando noi realizziamo le nanostrutture, non facciamo altro che realizzare strutture talmente tanto piccole che queste hanno l'opportunità di entrare in un mondo a noi sconosciuto, tra virgolette. Non è il mondo a cui siamo abituati tutti i giorni, governato dalle leggi della fisica classica, ma è un mondo diverso, governato dalle leggi della fisica quantistica, per cui le interazioni fra queste strutture sono completamente diverse rispetto a quelle che noi ci aspetteremmo. Ed è così, per esempio, che se noi l'oro siamo abituati a vederlo giallo, quando lo nanostrutturiamo questo diventa rosso. Addirittura, in alcuni casi, può anche diventare trasparente. Così come il colore, sono tantissime le caratteristiche che cambiano, che variano con il diminuire delle dimensioni. La maggior parte delle volte la variazione di queste caratteristiche provoca un aumento delle proprietà di questo materiale. Ed è per questo che l'utilizzo delle nanostrutture nei vari dispositivi può far sì, può rendere possibile la realizzazione di dispositivi molto più sensibili, molto più accurati e molto più veloci, rendendo dunque possibile quello che è lo sviluppo tecnologico a cui abbiamo assistito e di cui oggi siamo i protagonisti attivi.